Sono Pasquale De Stefano, sono uno studente dell'Università di Padova, studio Scienze Forestali e Ambientali, sono di Reggio Calabria e qui a Livazza sto realizzando una tesi sui VOC e formaldeide. Questa è una camera di vetro dove ho realizzato un sistema che tramite un flusso di acqua e silica permette di modificare le condizioni all'interno di questa camera, ovvero temperatura e umidità. Questa è una camera di vetro che ci permette di vedere quelle che sono le concentrazioni di formaldeide e VOC attraverso questi due strumenti che sono il PID e l'interscanner. All'interno di questa vasca è presente un ingorgogliatore e un sistema con un termoregolatore che ci permette di scaldare l'acqua alla temperatura desiderata. Questo strumento è costituito da un flussometro che ci permette di andare a regolare quello che è il flusso. Questa pompa fa spingere l'aria e la immette all'interno di questo contenitore presente, dove è presente della silica gel che va a seccare l'aria. Questo flusso di aria alla temperatura e umidità voluta viene immesso all'interno della camera di campionamento. All'interno della camera stiamo analizzando un campione e diciamo tutte le concentrazioni all'interno vengono poi raccolte da due strumenti. Alla salute, al mio conquilino.